Oh, salve ragazzi, allora mi trovo in questo favoloso scenario. Oddio, no, la giornata è pessima, è nuvoloso, però anche se non piove ho deciso di provare a fare un giro, guarda che posto. Siamo in provincia di Pordenone, zona Gaiardin sulla provinciale 61 che collega il Cansiglio con Sarone, perciò si parte dalla provincia, praticamente dal confine dal Veneto, e siamo sull'Alpago, sul Cansiglio, e andiamo giù nel Pordenonese a Sarone. Allora sto provando il nuovo mezzo. Come si comporta, ci sto prendendo mano, le gomme sono un po' diverse, l'assetto lievemente diverso, molto più morbido, vabbè, comunque ve la descriverò dopo. Volevo precisare perché ho cambiato moto. Allora, non è che il KTM andasse male, anzi, devo essere sincero, è una moto affidabilissima, intanto affidabilissima, potente, che comunque in ogni caso mi ha soddisfatto in pieno. Era una moto di transizione dal mondo Naked, diciamo dall'ultima moto Naked, l'MT-09, di cui anche di quella ero molto contento, però ho dovuto fare un passo, un cambiamento, perché vabbè, l'età non è più quello che è, cervicali, un po' di motivi di fisici, di salute, e ho tentato di approcciare questo settore, diciamo, i crossover, le moto enduro stradali. Diciamo che faccio pochissimo fuori strada, però mi serve non dovermi fermare in caso che la strada, diciamo come anche questa che è asfaltata, diventi sterrato. Non sono capace di andare sul fuoristrada, però diciamo andando piano, insomma, mi arrangio e vado. Bene, no, il KTM, bisogna essere sinceri, è stata una gran moto, non mi ha dato nessun tipo di problema. È potente, stabile, molto molto stabile. È un riparo dall'aria, diciamo anche buono. Le sospensioni, ecco, là un po' sono molto stradali, nel senso che le asperità, anche soprattutto quelle piccole, si sentono parecchio. Questo è un beneficio, è un bene per quanto riguarda la percorrenza, la stabilità in curva, la metti giù come vuoi, andava fantastica. Però dal lato comfort anche la sella dura, diciamo il KTM è una moto prestazionale, molto prestazionale. Quando a me serviva una moto che potesse essere anche avere una buona elasticità di motore, prendere su dai bassi regimi senza strappare, senza avere incertezze, problemi, scalciare dai bassi regimi, fia andare su, avere un'escursione morbida, diciamo, del regime di giri. Pertanto lode il KTM, sono stato molto contento di averla avuta 2 anni. Ci ho fatto dunque, l'ho data dentro con 37.000 km, vuol dire che io ne ho fatti 27.000 in 2 anni. Non sono tanti, non sono pochi, potevo farne di più, però ho avuto la malattia che mi ha praticamente messo a terra per più di 6 mesi e non ho potuto andare in moto. Bene, detto questo, va bene, dai. So che l'aspettate, vi devo presentare la nuova compagna di avventure. Adesso giriamo le inquadrature.
Ecco qua. E questa. Questa è la nuova moto. Ho avuto un'occasione, presa di seconda mano con pochi chilometri, 7000 chilometri. Adesso io ne ho fatti già quasi un migliaio, diciamo. Prova un po' da una parte, un po' dall'altra. Ho sistemato anche il bagaglio nella mia solita maniera, per avere l'indispensabile, un po' di attrezzi, un attrezzi per riparare forature, pompetta elettrica per gonfiare. Dopodiché abbiamo il navigatore, quello emozionante, percorsi emozionanti, dopo quello per i dati, e vabbè, insomma, questo è quanto. E la vedremo in movimento, ve la presenterò in movimento, farò un video apposta in movimento, un giretto, come si comporta. Adesso ci sto prendendo mano, comunque per il momento devo essere sincero, sono molto contento. Le sospensioni sono molto più morbide, copiano le asperità, perciò mi danno più comfort. La sella, diciamo che non sembra proprio molto confortevole, invece lo schiumato è sostenuto, ma nello stesso tempo la prima parte è morbida ed è anche abbastanza accogliente, ha una bella superficie, diciamo, per accomodarsi. Manubrio perfetto, beh, si può anche regolare l'inclinazione, perciò insomma te lo cuci addosso. Riparo aerodinamico, beh, dai, diciamo buono, si può eventualmente, comunque ci sono degli optional che si possono comprare a parte, un aftermarket, ma anche quelli suoi c'è possibilità di scelta di avere dei ripari più, anche più larghi e più alti, pertanto provvederemo a riguardo. Comunque molto, va già molto bene così. Bene, dai, la vedremo all'opera. Grazie per la visione e buona giornata, alla prossima, ragazzi. La roba soio. I vecchi copparli subito appena chinasse.